Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il CIRF dell'ospitalità di averci dato la possibilità di presentare questo lavoro. È un lavoro che si inserisce in un contesto, partendo da un contesto biologico. Noi siamo partiti dalla fauna ittica come elemento biologico per poi andare a vedere quali erano le possibilità e qual era la situazione di molti corsi d'acqua della pianura di Ferrara. Quindi stiamo parlando di corsi d'acqua di bonifica. Perché dalla fauna ittica? Perché è una delle comunità biologiche che ha avuto i maggiori impatti a livello globale. E quindi un declino di queste popolazioni nei corsi d'acqua e in particolare nelle acque di transizione, nelle acque dolci. Questo degrado dovuto a modifiche dei flussi idrici, all'inquinamento di origine agricolo, urbano, costruzione di dighe, cementificazione, ma anche all'invasione di specie esotiche ed in particolare per quanto riguarda le acque dolci, le acque soprattutto e le acque del piano, abbiamo visto come le stesse invasioni biologiche di specie ittiche possono avere addirittura compromesso a livello strutturale e anche biologico molti corsi d'acqua. Quindi lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutarne le pressioni presenti sulla comunità ittica all'interno dei corsi d'acqua della provincia di Ferrara, in particolare di un corso d'acqua, Fossa La Vezzola, e quindi cercare di elaborare un piano di riqualificazione generale del corso d'acqua, valutando successivamente le condizioni ecologiche post-operam. Il territorio è un territorio di pianura, territorio di bonifica, dove abbiamo circa 2600 km quadrati di corsi d'acqua, caratterizzati quasi tutti per il 90% sono corsi d'acqua artificiali. Quindi parliamo di acque di scolo, acque promiscue e acque irrigue, più fiume Po a nord della provincia e fiume Reno a sud, che li delimita. Un territorio che per il 60%, forse anche di più, sotto il livello del mare, quindi corsi d'acqua estremamente compartimentati, con sistemi idrovori molto presenti sul territorio e una ampia serie di interruzione fluviale, possiamo dire così, e dei nostri canali di bonifica. L'area di studio è un piccolo corso d'acqua, lungo circa 9 chilometri a ridosso del fiume Po, presso un corso d'acqua che passa per un comune di Berra e largo dai 10 ai 15 metri, che ha anche una parte che passa al di sotto dell'abitato del cittadino. Le acque di derivazione sono acque di derivazione del fiume Po attraverso una presa idrovora e presenta in questo tratto almeno tre sezioni di sbarramento, quindi abbiamo una presa idrovora, abbiamo varie griglie e alla fine uno sbarramento che poi mette le acque in un canale molto più grosso, un canale promiscuo, che porta poi le acque fino al mare. È un corso d'acqua che ha avuto sempre, essendo anche passando all'interno di un'area comunale, quindi di un centro abitato, un interesse elevato per tutti i cittadini, ma anche per la stessa provincia di Ferrara, perché aveva delle caratteristiche ambientali idonee per la crescita di specie ittiche, di specie vegetali particolarmente pregiate, perché aveva un buon sviluppo lineare, fondali bassi, ricchi di vegetazione, una connettività longitudinale mantenuta costante attraverso questi impianti idrovori, e in cui all'inizio degli anni Ottanta ne presentavano solo due, e presenza di specie autoctone di pregio. Cosa è successo? Che dagli anni Ottanta si è sviluppato varie azioni di cambio gestionale di questo corso d'acqua. Sono aumentate gli sbarramenti, più l'introduzione di numerose specie esotiche, che hanno portato a un cambiamento radicale della qualità ecologica del corso d'acqua, ma anche della qualità strutturale dello stesso corso d'acqua. E per darvi solo alcuni esempi, questa è una lista delle specie vegetali presenti fino agli anni Ottanta all'interno del corso d'acqua Fossa La Vezzola.
Nel monitoraggio del 2011 ne rimanevano solo 3. Questa era la situazione al 2011. Per quanto riguarda l'indagine sulla comunità macrobentonica, abbiamo visto che nel 2011 avevamo solo 6 famiglie diverse, di cui 2 famiglie coprivano più del 90%, diciamo, della densità numerica degli animali presenti sul fondale del corso d'acqua. E una comunità ittica che era dominata esclusivamente da specie esotiche, alloctone, tra cui specie animali di notevole taglia, pensate, in questo piccolo corso d'acqua. Cosa abbiamo deciso a questo punto? Il progetto ha riguardato 1,7 km di questo tratto e abbiamo iniziato a intervenire in questo modo: una manutenzione di derivazione dei sostegni idraulici e ridurre di 15 cm quella quota di stramasso, in modo da poter aumentare la connettività tra un pezzo di corso d'acqua e l'altro. Un mantenimento rispetto alle normali pratiche irrigue e di gestione consortile, quindi un mantenimento dell'invaso per tutto il corso dell'anno, quindi non un prosciugamento durante la stagione invernale per poi essere rinvasata durante la stagione primaverile per necessità irrigue, una sostituzione delle varie griglie dei manufatti, quindi aumentare le griglie, la dimensione, quindi aumentare la connettività, un aumento anche della portata del corso d'acqua, sempre con questi sostegni idrovori, nonché la rimozione delle specie invasive all'interno del corso d'acqua. E in un secondo step, un intervento di ripopolamento per di specie autoctone pregiate. Questa è l'operatività iniziata nel 2012, in cui abbiamo, vedete in alto, prosciugato il corso d'acqua completamente. Poi sono stati fatti gli interventi che vi dicevo prima sui vari sostegni e le varie prese irrigue. Con l'aiuto del consorzio di bonifica, che già era stato un partecipe, no, del progetto e quindi ha approfittato del prosciugamento quindi per risistemare le sponde e quindi come le ha risezionate, diminuendo la pendenza spondale all'interno del corso d'acqua. Poi la rimozione delle specie ittiche esotiche presenti. Pensate che le prime due specie che avevano l'indice di abbondanza maggiore, carpa testa grossa e carpa erbivora, sono specie che, soprattutto carpa erbivora, si nutre esclusivamente di vegetazione acquatica, mentre la carpa è un onnivoro ma pascola continuamente sul fondo, quindi mantiene una torbidità elevatissima all'interno del corso d'acqua. Più predatori come siluro, pesce gatto e aspio. Dopo questa rimozione è stata rinvasata la fossa, quindi il canale, e rilasciate alcune specie ittiche di pregio. Totale costo d'operazione 7.500 euro. Monitoraggio post operam 2012-2014. Guardate le specie vegetali senza nessun intervento di piantumazione, quindi nessun intervento, una ripresa naturale della vegetazione. Vedete le specie come sono aumentate? Ne abbiamo solo 3, siamo arrivate qua, se non mi sbaglio, sono 3, 6, 7, 8 e 9. Queste sono le prime foto del corso d'acqua. Una ristrutturazione della comunità macrozoobentonica, quindi una comunità che è passata da 13 famiglie in soli 6 mesi, perché naturalmente tutti questi animali legati sono legati alla vegetazione acquatica, e una ripresa delle specie ittiche in cui non abbiamo ancora specie alloctone, certo, quelle segnate in rosso, ma quelle specie altamente invasive come carpa erbivora e siluro non ci sono più, sono scomparse. E grazie alle griglie, posizionate in una certa maniera, si tengono fuori dalla presa irrigue del fiume Po. E l'immissione di specie quali tinca e luccio estremamente pregiate. Queste sono alcune fasi, sono in chiusura. Guardate, in alto, settembre 2011, si presentava così il corso d'acqua. Andiamo a gennaio 2012, il prosciugamento e la riscavazione, febbraio 2012 l'invaso, questo è luglio 2012, senza nessun intervento di piantumazione.
In conclusione, quindi abbiamo avuto una ripresa sostanziale di tutte le condizioni strutturali ed ecologiche del corso d'acqua. Vi dico che tuttora noi lo monitoriamo ogni anno e grazie anche alla collaborazione del Comune che gestisce e mantiene quelle linee guida che abbiamo scelto insieme e anche il consorzio, quindi dell'invaso costante, della manutenzione dei manufatti, tuttora la situazione è questa. Quindi la nostra proposta legata a questa è che, avendo una rete di canali molto simili, di provare a livello, quindi applicare questo modello anche ad altra, diciamo, altri corsi d'acqua o corsi d'acqua molto simili, che con bassi costi a volte le stesse comunità biologiche possono provocare un disturbo talmente alto che solo la rimozione ti dà la capacità di ripresa del corso d'acqua. Con anche piccoli interventi strutturali si può arrivare a una minima e, diciamo, anche buona riqualificazione. Io ringrazio il Consorzio Bonifiche Pianura Ferrara, che è stato partecipe e ci ha dato una grossa mano, il Comune di Berra, e con una lettera della cittadinanza del Comune, che ha espresso, soprattutto dei pescatori, che ha espresso una totale diciamo gratitudine verso questo progetto e addirittura lo sta presentando nelle scuole della provincia di Ferrara. Vi ringrazio e ho concluso. Grazie mille. Una domanda? Christian? Vuoi venire qui o urli? C'è? No, non va più il microfono. Sì, sì. Guarda. Cristian Farioli, autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Complimenti, perché a me è piaciuto molto questo progetto, questo intervento di riqualificazione. La mia domanda è, quindi se ho capito bene, è stata fatta un'eradicazione delle specie alloctone dell'ittiofauna più invasive. Poi è stato sufficiente questo per innescare dei processi naturali di riqualificazione che vanno a raggiungere parte di quegli obiettivi che abbiamo visto anche ieri essere obiettivi centrali della riqualificazione fluviale. Chiedevo, rispetto alla comunità di associazioni, ad esempio ambientaliste o protezione animale, ci sono stati rapporti, discussioni, confronti, scontri? Grazie. Non è assolutamente stato facile, anche perché abbiamo avuto gruppo Pro Silure Italia che si incatenava ai ponti perché noi andavamo a togliere un bene pubblico, secondo loro. In questo caso è stato fatto un coinvolgimento di almeno una decina di serate dal comune, dal consorzio, noi con i vari pescatori, con le varie associazioni, e vi dico che il 95% della specie che sono state eradicate da questo corso d'acqua, ma per anche opere di prosciugamento e manutenzione, sono state immesse in bacini di stoccaggio, oppure altre specie che potevano essere messe in commercio per i laghi di pesca sportiva sono state messe, diciamo, in commercio in questo caso dalle associazioni fiscatorie che hanno collaborato con noi e dalla stessa provincia di Ferrara, quando allora c'erano ancora le province. Non solo questo, ma anche le comunità, dopo addirittura c'è stato gli stessi pescatori che andavano a sbandierare il fatto che potevano ripescare in un ambiente anche bello, a livello paesaggisticamente più bello, e quindi portavano i nipoti a far vedere com'era una volta la fossa alla Vezzola quando loro erano bambini e pescavano. Ecco, quindi c'è stato questo. Grazie.